Che torre, ecco. Ivan Zaitsev, un ritorno felice a Perugia. Da dove eri partito, sei tornato? Felice direi che è poco, sono veramente contentissimo di far parte di questo progetto, di essere stato inserito in una squadra fatta di campioni, fatta per vincere, con l'obiettivo di migliorarla ancora, e sono molto lusingato del fatto che questa fiducia mi è stata data da Gino Sirci, dallo staff dirigenziale, a partire da Goran Vujovic, da Benedetto Rizzuto, a partire dallo staff tecnico, da Boban Kovac, e quindi a partire dai ragazzi con cui ho avuto qualche chiacchierata, e quindi sono molto 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 contento e molto carico. È ripartito con il Perugia Volley nella tua avventura che ti ha lanciato a livello nazionale e poi internazionale. Adesso c'è un'altra società, però in Umbria e a Perugia c'è sempre una grande tradizione, una bellissima pallavolo. Sì, sto sudando, sono emozionatissimo veramente, vorrei togliermi sta maglietta perché non ce la faccio più. Sì, in Umbria c'è questa bellissima tradizione, a partire dalla Monini in cui mio padre giocava alla Venturi, però comunque a partire da Spoleto, che conosco molto bene visto che ci sono nato. La società SIR ha creato una grande cosa, veramente una grandissima cosa qui per tutta la regione, per tutta la pallavolo italiana. Basta vedere i tifosi, il numero di tifosi da tutta Italia che la seguono, che seguono la nostra squadra, la mia squadra ormai. E quindi c'è bisogno di... Questa squadra si merita qualcosa che spero di riuscire a dare a questa città. C'è una grande attenzione verso di te, un grande tifo come in tutti i palazzetti. A Perugia ce n'è un fan club speciale anche per Atanasievic. Vi dividerete il pubblico o sarà ancora peggio, tra virgolette, vivere da atleta tutte queste attenzioni? Io non faccio queste lotte, non fa per me. Io entro in campo e gioco e cerco di vincere. Per il resto so perfettamente che Bata è un punto di riferimento per la città, per la società e per quello che ha fatto, ha dimostrato, che dimostrerà nei prossimi 2 anni. Quindi noi andiamo in campo e cerchiamo di vincere, il resto lo sceglieranno i tifosi cosa fare, se vogliono fare una gara, qualcosa, ma a me non interessa assolutamente. Stop, 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 stop.